Buonasera, vi dico buonasera anche se da voi non sarà sera, ma è solo perché adesso sto rientrando a casa dopo un martedì davvero. Oh, yoga, magari pure! Adesso sto rientrando a casa dopo un martedì davvero, davvero stressante, ragazzi. Non vi credete proprio, cioè non vi immaginate proprio. Tutti quanti si lamentano di questo lunedì, che il lunedì è un giorno di merda, un giorno stressante, il lunedì di qua, il lunedì di giù, il lunedì di su, ma per me il martedì è un giorno proprio, proprio de merda, veramente. Scusate se vi parlo in maniera strana, ma è da un po' di giorni, è da un po' di giorni, è da un mese che praticamente io ho come la sensazione di avere un qualcosa conficcato in gola. In realtà non c'ho niente, però non so se avete presente quando vi mangiate un pezzo di pane e vi va storto, oppure quando mangiate un qualcosa e vi va storto e vi rimane conficcato nella gola e non riuscite proprio a farlo uscire bene. Io ho questa sensazione da un mese, non so cosa caspita è, non ho il tempo materiale, veramente non ho il tempo di andare dal dottore. E quindi, siccome io sono una super iper condriaca, ho quasi paura di stare per morire. Ho visto su internet e su internet esce scritto che praticamente è stress e si chiama bolo isterico, se non sbaglio. Sarebbe, adesso dovrebbe partire sotto la canzone di Quark, no? Tipo di bolo isterico sarebbe una sensazione, no? Una specie di roba di stress che praticamente ti sembra una cosa, sembra una gola. In realtà non viene niente, però io mi sembra una cosa. Ancora super vestita. Che poi che cazzo, cioè che caspita mi sono messa? Praticamente ho messo un jeans. Sì, ho messo un jeans. Un cardigan, perché io a volte i cardigan li uso proprio come maglioncini. Quindi li chiudo totalmente. Perché se c'è una cosa che odio. Ehi, ciao, sono io. Se c'è una cosa che odio totalmente è mettermi la camicia, cioè io odio le camicie, quindi metto cardigan come maglioncino e niente, c'ho questo giubbino di pelle e pantofole. Il pantalone mi va tipo una cosa come larghissimo, però vabbè. È super comodo, quindi continuo a metterlo. Io intanto mi vado a levare questo giacchino e ci vediamo tra un altro po'. Voi non potete capire oggi. Ho rivoluzionato tutto perché appena sono venuta a casa, anziché riposarmi, no? Le mie bellissime 3 ore, no? Anziché mettermi conficcata nel letto, sul divano, con le cosce all'aria, così, sono venuta a casa, ho fatto pulizie, ho lavato il terrazzo, ho lavato a terra, ho sistemato la polvere, l'ho tolta, cioè. Un'altra persona si sarebbe stata a casa con le gambe divaricate. Io no, ovviamente io no. Stavo girando dei video, ho girato 2 video per questo canale. E adesso, ragazzi, c'è un marasma qua avanti, vi giuro. Io ancora devo mangiare. Praticamente oggi ho mangiato un po' di pollo, un petto di pollo, coscetta di pollo. Non so che cacchio era, qualcosa di sossata. Con dei cetrioli, con un'insalata di cetriolini. E stasera non ho molta fame, io di solito la sera non ho proprio quasi fame, però magari mi vado a mangiare uno yogurt, dopo vi farò vedere qualcosa. Tra l'altro qua sopra c'è un casino, mai visto? Vi volevo fare anche un video di sistemazione make-up, decluttering, fatemi sapere se vi interessa un video, smaltimento, cose. Perché a me questi video, vi devo dire la verità, non solo mi piacciono, ma mi rilassano anche un pochettino. Quindi se vi piacciono questo tipo di video, tipo decluttering, make-up, il make-up finito del mese, bla bla bla, cose varie, ditemelo che io ve lo faccio assolutamente. Comunque adesso sistemo qua, perché se vedete che cosa c'è, c'è il marasma più totale. Quindi ciao. Allora, io ogni volta che devo fare i vlog, devo registrare qualcosina, così giusto per farvi vedere ci metto 180 anni, perché mentre sto facendo una cosa ne faccio un'altra, poi ne faccio un'altra ancora, poi mi viene in mente una cosa, poi ne devo fare mille, vabbè, come in ogni mia cacchio di cosa, devo fare sempre 180.000 robe. Comunque, oggi è martedì, vi giuro ragazzi, non vedo l'ora che finisce la settimana. Tra l'altro, ultimamente sta facendo un tempo, un cattivo tempo, il che a me sinceramente non dispiace, perché se viene un po' di freschetto non mi dispiace tanto perché ha fatto un sacco di caldo, continua a fare caldo qui da me, giù da me e sinceramente questa cosa dà un po' scoccia, cioè il caldo è bello ma fin quando comunque si può andare al mare, no? Poi ci sono stati
2-3 giorni in cui ha fatto veramente un cattivo, cattivo tempo. C'è stato un giorno che proprio ha fatto una bufera mai vista. Cioè, vi giuro, a parte che ci sono stati danni ovunque, sia qui ma anche comunque tantissimi, dico tantissimi danni in Italia, anzi fatemi sapere a voi come state, perché ho sentito di tanti danni. E io vi dico solamente che stavo andando a lavorare, a parte che pioveva tutto il tempo, cioè aveva fatto un tempo di schifo tutto il giorno, però proprio in quel momento in cui io dovevo scendere per andare al lavoro, dovevo prendere la macchina e fare comunque un tratto, una ventina di minuti prima di arrivare al lavoro, in una strada che quando c'è vento è paurosissima. E ovviamente quando viene a fare il cattivo tempo, la bufera, cioè c'è proprio una bufera, una tempesta, come vi devo dire, cioè non ho mai visto, il cielo si era fatto tutto blu, tutto nero, un vento che io camminavo, il vento mi spostava così, cioè proprio mi spostava, tu maron, camo mobilio vind. Poi all'improvviso è venuto a piovere, la mia macchina, vi giuro che è talmente il vento forte, vabbè che io ho una Smart e quindi la Smart non è molto stabile, ma faceva così, cioè faceva proprio così la macchina. Io mi sono spaventata tantissimo, stava un traffico mai visto, perché poi tutto il vento aveva fatto cadere gli alberi, i sassi, quindi non si poteva camminare in mezzo alla strada, avevano chiuso la strada. E fatto sta che all'improvviso io stavo facendo tardi al lavoro, la bufera mai vista, e mi preoccupavo tantissimo della macchina, vi giuro, perché io avevo paura che la mia macchina volava perché c'era un vento mai visto. Poi all'improvviso dei fulmini che sembrava che stavano entrando nella macchina, cioè mi sono proprio spaventata. E poi all'improvviso ovviamente è venuto a piovere, ma piovere tantissimo, cioè tantissimo, che non si vede un cacchio mentre state guidando. Allora io ho detto no, qua c'è il vento, c'è la bufera mai vista, io faccio retromarcia, mi riparo sotto una parte con la macchina e non mi muovo. E infatti così ho fatto. Ovviamente ho fatto tardi al lavoro, non ho deciso di andare con la macchina, ho detto no no, fammi posare la macchina al sicuro, mi prendo il treno, preferisco farmi una zuppa di bagnato, ma io con la macchina non vado da nessuna parte. Ora uno ci deve andare per forza, pure con col tempo, con l'umbifragio, con quello che volete voi, al lavoro ci dovete andare per forza, perché fin quando lavorate sotto qualcuno, è vero che per guadagnare i soldi devi lavorare, perché se non lavori non puoi passarti gli sfizi, non ti puoi comprare cacate, non ti puoi pagare la macchina, non ti puoi pagare le cose, quindi per forza di cose tu devi andare a lavorare, ma proprio anche per fattore personale, secondo me. È comunque bello essere indipendenti. Io da sempre, vabbè, io lavoro effettivamente da 2-3 anni, proprio effettivamente, quindi non da molto, però comunque nel mio piccolo ho sempre cercato di essere indipendente, perché ok, mi fa piacere, ragazzi, ma chi è che non farebbe piacere starsene a casa senza fare un cacchio con i soldi degli altri? Cioè, a chi? A me per esempio mi farebbe un sacco piacere non fare niente, fare tutto quello che voglio io, spendere e spandere come se niente fosse e non fregarmene di niente. Però non è così, non è così che vanno le cose, bisogna assumersi le proprie responsabilità. Io sono una persona che con le responsabilità non va proprio d'accordo, perché a volte quando si tratta di una responsabilità grande mi spavento tantissimo, però diciamo che è in un momento della vita arrivi in un punto che per forza ti devi rimboccare le maniche, proprio per forza di cose, e quindi lavorare devi farlo, o prima o a roppa, comunque devi lavorare. Però è vero, tutte le persone che dicono no, devi lavorare, il lavoro pure più scemo, il lavoro pure più umile, lo devi fare di qua di là, sì, va bene, però ragazzi, già viviamo in un posto che per fare un lavoro, non dico buono, decente, un lavoro decente, vieni pagato, non dico bene, non vi dico come, vieni pagato così. Io ho fatto per un periodo di tempo, ho lavorato in un posto dove veramente, ragazzi, mi sentivo di morire. Cioè ragazzi, io se c'è una cosa che non sopporto è fare una cosa
non sentirla, cioè fare una cosa e non, proprio non trovarmici bene. Io non posso stare in una situazione che sia amorosa, che sia amicizia, che sia lavorativa. Io non posso continuare a prolungare un rapporto in qualsiasi maniera, qualsiasi esso sia, se questa cosa non mi fa stare bene, cioè io non riesco. Ho fatto per un po' di tempo un lavoro che veramente meno mi piaceva. Adesso no, non dico che questo lavoro è il lavoro che faccio, è il lavoro dei miei sogni. Mi piace, ma vorrei ovviamente ambire a di più, vorrei di più, però questo è. Cioè proprio il posto noi dove stiamo, veniamo proprio sottopagati. E non c'è meritocrazia, cioè questa è una cosa proprio che io non sopporto. Vi voglio far vedere questo, che è uno yogurt che io adesso andrò a mangiare, che è al miele e vaniglia. Questo è con 0% di grassi e io, è della Zimilla comunque, io mi trovo molto bene con questi yogurt. Sinceramente non ci avrei dato una lira, ho detto no, che schifo, sarà, cioè lo volevo provare, però poi ho detto no, vabbè, sarà una schifezza. Invece, quando lo aprite, c'è la vaniglia e sotto c'è il miele. Mi piace molto, vi devo dire la verità. Poi in questo periodo c'è un mood, ho preso un mood del mese, proprio miele. Infatti ho comprato il miele da spalmare su fette biscottate e piadine. Il miele nello yogurt, il miele nel sapone per lavarmi le mani. Cioè, vengono pure voi questi momenti fissa del mese. Niente, altra fissazione del periodo sono i... Io li chiamo kakis, forse si chiamano loti. Loti? Vabbè, kakis. Che poi l'altra volta era andata in un negozio da, vabbè, a prendere una cosa. Ho detto così con la salumiera, no? Con quella tizia che tiene la salumeria. Ho detto, mi dai kakis? E lei aveva capito haggis. Cioè, aveva capito haggis, i pannolini. E lei ha detto, no, non ce li ho. E io poi mi vado a girare e vedo la cassetta con tutti i kakis dentro, no? E quindi faccio io, scusa, ma come non ce le hai? Stanno qua avanti. E lei, eh sì, ce le ho. Tutto io. E io gli ho chiesto se ce le hai. E lui ha detto, no, non ce le ho. Allora va lei, ah, i kakis, avevo capito gli haggis, i pannolini. Ah, bella, arrepigliate. Eccomi qui nel mio bagnetto. Allora, praticamente dobbiamo andare a fare la lavatrice. Io già l'ho caricata perché che cosa usiamo? Per i panni bianchi o uso questo oppure qui sotto in questo armadietto che trovo molto carino. Io ci ho preso questo specie di cuoricino. Non so se andarci a prendere un altro. Magari uso questo. Uso questo e lo finisco. Voi che dite? Di solito prendo questo. Ammorbidente lo prendo alla Lidl perché mi piace molto. Comunque profuma i panni, dura tantissimo quell'ammorbidente, non finisce mai. Però l'altra volta in offerta da questa Sapone c'era questo coccolino che oggi ho preso i panni da fuori ed erano super super profumati. Quindi adesso ci vado a mettere un po' di questo, faccio la lavatrice e ci vediamo tra poco. Comunque ho fatto un guaio mai visto. Ho fatto un super guaio. Allora praticamente io che faccio? È una cosa che faccio sempre. Pulisco a terra, poi no, a terra, pulisco per esempio, tolgo la polvere, a volte uso delle salviettine igienizzanti, poi mi scoccio, mi rompo proprio le palle di buttarla nel cestino. Le ho buttate tutte nel WC e adesso si è appilato, si è otturato il WC, è uscita tutta l'acqua, cioè è stata acqua a terra, adesso devo pulire. Cioè io chissà oggi come caspita avevo fatto tutte le pulizie. Proprio come complicarsi la vita, tra l'altro. E sulle mollette c'è un grillo. Cioè, ho fatto uno strillo, vi giuro che secondo me mi hanno sentito pure a Napoli, sotterranea. Cioè, adesso devo andare a controllare se il grillo c'è ancora. Magari venite con me, vediamo se c'è, lo vediamo insieme. Io già non lo vedo, già tremo. Oddio, ragazzi, secondo me se n'è volato. Io non lo vedo più. Dove cazzo sto? Oddio, ci sta ancora. Cioè, praticamente questa è la mia veranda, no? Come vedete, io qui ho stesi i panni, stamattina ho lavato pure. E adesso vedo, cioè guardate. Oddio santo, guardatelo. Oddio santo, io ho paura di quel coso. Ho paura che mi salta addosso. Oddio santo, che paura, è fottuta. Chiudiamo subito immediatamente, barrichiamoci in casa. Praticamente ieri, prima di tornare a casa, ho trovato un cane sotto al portone. Ho detto, oddio santo, che ci fa sto cane qua giù?
senza padrone, senza guinzaglio, senza niente di niente. E lui stava dietro al portone che mi guardava tipo così. Ho fatto una corsa sopra, ho preso un po' di cibo e gliel'ho portato. Lui ovviamente appena mi ha visto col cibo e l'ho visto senza guinzaglio, l'ho visto senza niente di niente, ho detto Dio santo, quasi quasi un pensierino ce lo farei e me lo porto sopra. E, però appena io gli ho dato il cibo, se n'è scappato. Ho lavato i miei pennelli, ho cambiato l'asciugamani qui. Tra l'altro vedo che qui si vede abbastanza bene, oh, non si vedeva così male in questo bagno. Comunque ho cambiato asciugamani, ho fatto un sacco di cose, vabbè, bla bla bla, robe varie. E ho lavato dei miei pennelli viso, perché siccome ultimamente, non so se vedete, tengo un sacco di imperfezioni, non so per quale strano motivo, a me mi stanno uscendo tantissime bollicine anche qui, non so se si vede, tantissime, e anche qua sul collo, sul petto, e non mi uscivano da tantissimo, non so perché, sul viso poi non vi dico, cioè... Non lo so, è stress, oppure ho fatto qualche schifezza, perché i trucchi che uso sono sempre gli stessi, quindi non vi so dire sinceramente. Ah, comunque il coso al miele che vi dicevo è questo, cioè proprio una fissazione del miele. Adesso una cosa che voglio assolutamente assaggiare è questa, che fanno anche vedere nei video, voglio fare un video ASMR in cui mangio questo coso. Il pennello di questo l'ho rilavato perché lo sentivo duro, però secondo me, sapete che ho fatto? L'ho bruciato. Quando sono andata ad asciugarlo... L'ho bruciato con il phon, perché io sento le setole proprio rigide, toste e bruciatine, non so se si vede. Comunque adesso mi voglio andare a struccare. Mi vado a struccare con questi dischetti qua che fanno schifo. Cioè fanno schifo questi dischetti. E sono i dischetti struccanti della Clendy. Io non so dove li ho trovati, secondo me li ho presi in un momento di disperazione perché non c'erano altri dischetti, ho preso questi al volo. Ma fanno davvero schifo. Ah, tra l'altro, devo usare questo, perché mi è finito il mio dentifricio, l'ho buttato, assafà, veramente l'ho buttato. E praticamente era il dentifricio della Colgate che mi ha veramente stancato. Adesso ho preso questo acqua fresh, chissà com'è, ma mi ha tirato il packaging, speriamo bene. La smania capelli. Ho comprato questo, che l'ho usato 3 o 4 volte, ed è un Color Mania... al mirtillo di Diego Dalla Palma. Questa è una specie di crema qualcosa, una maschera colorante per capelli che così dovrebbe farmi i riflessi viola. Vabbè, io l'ho visto, oddio no, andami subito a lavare le mani, questa tinge tantissimo. Sinceramente ragazzi, fa cacare, cioè, mo vedete, non si leva più. E io l'altra volta intelligentemente ho messo sta roba senza i guanti e le mie mani erano diventate viola, cioè no, proprio così. Così tutte le mani. Non so quanti saponi ho utilizzato, perché ovviamente mi sono spaventata, no? Ovviamente che vado in giro con le mani viola. Sembravo Violetta Beauregard di La fabbrica del cioccolato, non so se ve la ricordate. Ma chist non so leve più. Poi siccome adesso mi è venuta la smania di farmi i capelli viola, cioè prugna, no viola, ho preso questa, che pure questa alla fine, come vedete, lei ha capelli neri, però ha dei riflessi prugna per dentro. E questa alla fine non è una tinta, ma mi sono accorta che è una crema colorante, tono su tono, quindi questa è una crema colorante, quindi sebbene è una schifezza, penso che si leva. Mousse volumizzante della Adorn, un sacco di ragazze mi hanno detto sì, mi sono trovata bene su Instagram, seguitemi su Instagram, e altre hanno detto no, me li fa granché schifo. Io sinceramente non l'ho capita, cioè l'ho messa ma è come se non l'avessi messa. Invece sui capelli asciutti mi fa un leggero effetto mosso, sul capello bagnato, umido, non si vede proprio, cioè quindi boh. Tra l'altro c'è un bel odore di zucchero filato, molto bello, però un po' stucchevole. Ovviamente la sensazione di quando ti strucchi, ne vogliamo parlare? Cioè bellissimo. Vabbè, la faccia cadaverica di Mortisia, questa non me la toglie nessuno. Dopo fatto ciò vado a mettere questa crema di Lancôme, questa qui, con cui mi ci sto trovando veramente veramente bene. E poi niente, finisco di fare un pochettino le mie cosette, vado a dormire perché domani mi devo svegliare veramente presto. Una botta in fronte. Vediamo al prossimo video. Statemi bene. Ciao.